come l'ha visto questo derby, sindaco? Una bella partita, intensa. Io penso sarà anche un secondo tempo di questo livello. Due belle squadre, un gran portiere, un gran portiere. Diciamo che il Cittadella ha avuto più occasioni, questo è chiaro. Però insomma una partita interessante e sono sicuro che queste due squadre avranno un grande futuro, tutte e due. Tanto il pubblico oggi, i tifosi di Granate, insomma una bella coreografia che ha accompagnato i giocatori in campo. Ma cosa ne facciamo di questo Euganeo? Questo Euganeo va in pensione ufficialmente. No, noi stiamo lavorando, come è noto, sul plebiscito. A breve saranno messe le nuove poltroncine, poi stanno partendo gli espropri per i parcheggi, 2500 posti auto. Io penso che il prossimo anno saremo pronti per far giocare il calcio Padova, ma non solo, perché ricordo che il calcio sarà calcio e anche rugby, quindi sarà uno stadio sia per il calcio che per il rugby, con le tribune, con le curve nord e sud, 12.500 posti iniziali, però estendibili fino a 15.000 con ulteriore stralcio, quindi quello sarà lo stadio dove giocherà il calcio Padova. Poi il resto, insomma, vedremo se arriverà qualche proposta diversa, verrà valutata. Insomma, io non voglio assolutamente, voglio stare con i piedi per terra, come sono solito fare ormai da un anno e qualche mese, da quando sono sindaco, quindi non faccio promesse di opere che non possono essere realizzate. Campionato, il Padova lo gioca sempre qua, quello dopo ancora sarà il plebiscito. No, io penso che dipende un po' anche dai lavori, perché comunque ci sono degli espropri da fare per quanto riguarda i parcheggi, anche se stiamo cercando di arrivare dagli accordi bonari, e comunque ci sono alcune opere da realizzare, però sono opere abbastanza veloci e non così invasive, quindi io penso che nel giro di un anno potremo restituire il plebiscito al calcio Padova e anche al rugby padovano. Elisabetta, chiedere come finirà. Facciamo chiarezza anche sul progetto che è stato presentato dall'amministratore delegato Bonetto. Facciamo chiarezza ai nostri microfoni, lei cosa ne pensa? Ha detto che c'è un piano regolatore da rispettare e su questo lei non transige, giusto? Ma io faccio il sindaco, lo faccio secondo quelle che sono le norme urbanistiche vigenti. Come ho sempre detto, ci sono tre grandi strutture di vendita che non sono state approvate da questa amministrazione, in quanto noi non metteremo un metro commerciale in più rispetto ai piani precedenti. Sono tre grandi strutture di vendita su area pubblica. Una di queste è ovviamente sopra lo stadio, sopra l'Euganeo, insieme anche ad altre possibilità urbanistiche decise ancora nell'88. La nostra amministrazione non modificherà di una virgola. L'unico vincolo che io pongo è quello che chi vuole fare una proposta sappia già in precedenza che o sarà uno stadio all'inglese, cioè con la struttura commerciale all'interno dello stadio, e quindi non con accesso da Corso Australia, bene, se no non faremo neppure la gara. Hai domande, Giorgio? No, è stato molto chiaro il sindaco su quello che accadrà. L'unica cosa volevo chiedere, il pronostico della partita di oggi, che come finirà secondo lui questo secondo tempo tra Padova e Cittadella? Questa è la domanda che odia. No, lascia stare, lo so che la odia, non deve dirmi X però, Tutti i risultati tranne X. E allora, prima mi si è avvicinata una ragazza, peraltro che è molto carina, e mi ha chiesto: ma lei sindaco, perché è che tifa oggi? E gli ho risposto: è quasi una barzelletta, perché pensati che questa è l'altra volta, non me l'ha chiesto quasi nessuno. Cioè, è logico che sono sindaco di Padova, nato a Padova, vivo a Cittadella, ho fatto sindaco a Cittadella.
ho il cuore diviso a metà, ecco. E quindi insomma io spero sempre che vinca lo sport e che sia subito una bella partita, che la gente si diverta, perché io amo lo sport e non amo gli spettacoli fatti fine a se stessi. Quindi io penso che il calcio deve tornare a essere come il rugby, come altri sport, essere uno sport vero, e sia Cittadella che il Padova sono due società che stanno dimostrando di essere società sane, che amano lo sport e non il business. Grazie, ringrazio il sindaco Elisabetta, grazie sindaco. Ultima cosa, vuole dire qualcosa al suo assessore Alain Luciani che è in studio? Controlla tutto a lei, dopo mi riferisci. Senz'altro. Ah, così che c'è, cioè, via. Salutamelo.